Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del nostro webinar dedicato ai sistemi di qualità dell'olivicoltura lucana. Queste attività sono realizzate con i fondi del PSR Basilicata 2014-20 sotto misura 3.2. Oggi vedremo insieme come le olive vengono trasformate in olio nel frantoio. Appena raccolte, le olive devono essere portate in frantoio per essere molite entro le 24 ore. In realtà, meno tempo passa, meglio è, quindi l'ideale sarebbe raccogliere le olive e portarle subito in frantoio e molirle immediatamente. In frantoio, le olive vengono prima pesate, poi, attraverso un macchinario che si chiama deramifogliatore, private dei rami e delle foglie, che non vengono sprecati ma vengono utilizzati di solito per fare concime o combustibile. Le olive fanno poi un passaggio in lavatrice, dove solo attraverso l'utilizzo di acqua potabile vengono pulite da eventuali residui di terra o altre impurità e sono pronte per le fasi successive. La frangitura è la fase durante la quale le olive vengono frantumate fino ad ottenere una pasta che contiene la buccia o epicarpo, la polpa o mesocarpo e il nocciolo o endocarpo. Questa fase avviene secondo due metodi, un metodo tradizionale discontinuo e un metodo moderno detto a ciclo continuo. Il metodo tradizionale prevede l'utilizzo di molazze, grandi macine di granito che con il loro peso schiacciano l'oliva e la frantumano. Il metodo a ciclo continuo invece frantuma le olive utilizzando dei frangitori a martelli o a dischi rotanti ed ha il vantaggio di macinare una grande quantità di olive e di ridurre al minimo il contatto della pasta con l'ossigeno, che come sappiamo è il nemico dell'olio in tutte le sue fasi di produzione perché innesca dei meccanismi di ossidazione. Segue la fase della gramolatura, una fase molto importante in cui questa polpa viene rimescolata più e più volte. Dura circa 30 minuti e viene effettuata in dei contenitori di acciaio inox a tenuta stagna, sempre per evitare il contatto della polpa con l'ossigeno. A questo fine talvolta sono riempiti con dell'azoto, si crea il vuoto con dell'azoto. La gramolatura serve a far addensare tra di loro le goccioline di mosto, di olio, quindi a separarle dall'acqua per rendere più agevoli le fasi successive. Deve avvenire a temperatura controllata, mai superiore ai 29 gradi, in modo tale da preservare le migliori caratteristiche organolettiche, le migliori proprietà dell'olio. L'estrazione è il cuore del processo produttivo. Dalla pasta ottenuta si separano tre componenti: la sansa, il mosto oleoso e l'acqua di vegetazione. L'estrazione può avvenire con metodi diversi. Uno, quello discontinuo, noto anche come metodo tradizionale, è oggi ormai quasi in disuso. Cosa prevede? Questo metodo prevede che la pasta ottenuta venga posta su dei dischi rotanti detti fiscoli. Questi fiscoli sono intervallati da dischi di metallo e impilati in una pressa. Appunto, grazie all'attività di pressione che dura circa un'ora, si ottiene la separazione del mosto oleoso dalla sansa che rimane invece nei fiscoli. Poi abbiamo invece il metodo oggi più utilizzato, più moderno, il metodo a ciclo continuo. Questo sfrutta altri principi fisici e non la pressione per separare il mosto oleoso dalla sansa. Il più famoso è quello che avviene tramite una sorta di centrifuga che, grazie all'alta velocità, separa le varie parti che compongono la pasta, quindi separa il mosto oleoso dalla sansa ed in seguito l'acqua di vegetazione.
A questo punto si ottiene un appunto mosto che è perfettamente commestibile. Tuttavia in esso si trovano in sospensione ancora delle bollicine, dei residui di polpa, quindi delle particelle che è bene fare decantare sul fondo e vengono di solito chiamati morchia. Questo processo di decantazione può essere accelerato ricorrendo all'utilizzo di un filtro. Si conclude così la puntata di questo webinar dedicata al frantoio. Vi ricordo che questa attività è realizzata con i fondi del PSR Basilicata 2014-20 sotto misura 3.2. Fateci sapere se conoscevate già i due metodi diversi di lavorazione nelle olive nel frantoio, quello continuo e quello tradizionale discontinuo, e per qualsiasi dubbio o domanda non esitate a scriverci nei commenti. Se questi video vi sono piaciuti, ricordatevi di mettere like e di seguire la nostra pagina. Alla prossima!